prese scontato l'offerta divide, perché qui ci sono più leader che leader. Silvio ritorna in versione wifi, la prima amnesia non si scorda mai. La gente che conta quest'anno va a Mykonos a fare l'hippie fumando l'origano. Sarà l'allergia che ha giocato d'anticipo. Per questi occhi rossi non c'è antistaminico. E poi Donald Trump si allena con il risico, se non è al pentagono lo trovi al poligono. E tu ti senti spaventata come minimo, come quando fa Sobrisi ti chiede il curriculum. Oh, tenere alta la bandiera, gli azzurri sono ritiro a Formentera. No, la donna è una sfiga vera, è solo un'altra storia italiana. L'estate che cerchi non è lontana, la gente per nulla lo sai si innamora. Se vieni dal mare ti stiamo aspettando con l'acqua alla gola, ti racconteremo una storia italiana, vedrai che il lavoro nemmeno ti sfiora. Rodolfo, siamo passati per le vie della città. Che emozione provi quando torni a Lecce, tutte le volte che torni a Lecce, da non più giocatore? E che emozioni provavi quando eri giocatore invece? Sono due cose completamente diverse. Diciamo che, a parte che io torno perché è casa mia qua, cioè non torno da turista, non torno, cioè sì. qui è casa mia, qui è a Lecce. E ovviamente c'è un rapporto, penso, unico e particolare fra me e il leccese. Cioè, io lo vedo quando vado al mercato della frutta, al mercato del pesce, cioè, esco con le sporte piene. Cioè, sono, non paghi mai, praticamente. Sono, a volte sono anche in difficoltà sotto questo aspetto. Perché e quando sei in difficoltà, chiami noi, che noi non siamo in difficoltà. Oppure siamo in difficoltà economica, però. No, c'è questo rapporto veramente magico. Poi certe cose non si dimenticano mai, cioè la prima promozione, la seconda, il record ancora dei punti in Serie A, cioè ci sono cose che rimangono impresse dentro di te e non se ne vanno. Difatti al centenario del Lecce ho detto questo, cioè c'è qualcosa sulla mia pelle che è rimasto, questi colori sono sulla mia pelle, cioè non puoi dimenticare e cambiare un percorso così bello, importante. Ma diciamo che anche sono stato fortunato, cioè quando ero a Lecce non ho mai avuto infortuni, cioè, e tutto questo percorso mi ha portato a rendere al massimo, ma sempre grazie alla gente di Lecce, perché io sentivo talmente tanta passione che per me era sempre una corsa in più e mai una corsa in meno, e forse per quello che la gente si ricorda insomma di Rodolfo Vannoli giocatore. Ma la cosa bella oggi è che a 50 anni riavvolgo il nastro e dici, rimane il Vannoli uomo, non più giocatore. E allora la cosa più bella che oggi ho dentro al tornare a Lecce è questa comunicazione con il popolo e la tifoseria del Lecce, è per il Vannoli oggi uomo, non più Vannoli giocatore. La cosa che ti è rimasta più dentro in questi anni da giocatore a Lecce, che campionati sono stati, la partita che ti è restata nel cuore qual è? Ma diciamo che la prima promozione, io ancora ho i brividi a parlare della prima promozione con Eugenio Fascetti, è stato qualcosa di impensato, perché siamo partiti con una squadra di tutti giovani e mi ricordo anche, se non vado errato, la partita prima dell'inizio del campionato abbiamo perso, mi sembra, col Catanzaro 4, cioè qualcosa di pesante, e la gente contestava. Alla prima giornata. Alla prima giornata. Se non si contesta. Alla prima giornata. No, non alla prima giornata. Cioè, all'inizio. In Coppa e non siamo usciti. E Fascetti disse, ragazzi, calma, perché nessuno ha fatto i carichi di lavoro che avete voi. State tranquilli, perché adesso i carichi di lavoro scenderanno, e oggi da tecnico dico che purtroppo oggi non si può più fare questi lavori, perché? Perché le prime tre giornate, se le perdi, viene sollevato. A Coverciano, c'è tempo. A Coverciano ti insegnano, ricordate, nelle preparazioni non preparate la squadra per gli altri, e questa è una grande verità. Oggi sono cambiate le preparazioni anche perché manca la cultura, sì. la,
cultura dei club, la cultura delle società, le società che fanno tutti. Forse bisognerebbe concordare con la società. Allora io faccio questo tipo di preparazione. Se perdiamo non mi esonerate. All'inizio però, l'importante sì. È raggiungere gli obiettivi. Sì. Ecco, e dopo noi la prima partita mi sa che giochiamo a campo basso e pareggiamo 0-0, 1-1 insomma, e dopo in casa siamo partiti con le vittorie e lì si è creato questo, c'era ancora il vecchio stadio, c'era un impatto completamente diverso da oggi, dall'attuale, da oggi si vedeva ancora l'albero dietro la curva nord quando sono lì. C'erano le magliette, che pure l'estate era inverno, primavera, estate, sì, cioè praticamente quando pioveva pesavi 120 kg. Però come un giubbotto antiproiettile. Le hai ancora quelle magliette? Certo, quella. Oh, la prossima volta che scendi ce la fai vedere, sì, ce la porti, sì, sì, con il numero 2. E ci racconti la storia di quella maglietta, ecco. Dai. E diciamo che questo quest'annata, diciamo, è stato qualcosa di importante. Un po' mi si riallaccia adesso all'attualità, vedendo domenica la partita con il Siracusa, avendo dei punti di vantaggio, perché noi anche quel periodo eravamo davanti agli altri con il Bari e il Pisa. Però noi si vinceva, noi eravamo animali, noi in casa non c'era per gatti, come si dice. Quello era Carletto Mazzone che diceva: oh, non c'è allora, sta trippa per gatti. E mo mi avete rotto. Diciamo che la cosa bellissima è stata, penso, il ricordo di quell'anno è la partita con il Cagliari, quando vincemmo e abbiamo capito che a Monza si andava a festeggiare la prima Serie A. Quando è che hai realizzato di essere un idolo, perché lo sei qui a Lecce? Mentre eri giocatore o quando sei andato via? Ma quando, cioè, mentre eri giocatore a Lecce? Quando ero giocatore io ero, penso, l'unico giocatore che poteva andare in giro alla sera e la gente mi fermava, cioè si parlava, si comunicava, anche perché io avevo bisogno di stare in mezzo alla gente. Fascetti stesso, cioè, ovvio che io uscivo fino alle 11 di sera, 11 e mezza, non è che facessi grandi cose, poi non bevevo, non fumo, io non, cioè, una vita veramente da atleta. Però avevo bisogno del contatto, di stare in mezzo alla gente, e Fascetti aveva capito questa mia cosa, cioè io durante la settimana uscivo con gli amici, stavo con gli amici, tutti i ragazzi di Lecce, e che oggi sono diventati personaggi importanti, da Gianni Pellegrino a Ugolisi, i più di quelli che sono arrivati, ma c'è, adesso è inutile fare nomi, perché farei del torto a, certo, no, a, poi, a tutti, poi ti arriva, ecco, che ti chiamano e non mi hai nominato, ecco, farei un torto a tutti. Però questi erano tutti ragazzi della curva, cioè ragazzi, sì, che studiavano, che seguivano tutte le trasferte. Perciò era qualcosa veramente di bello. Eccezionale. C'era anche un po' di vabbè, c'era un fil rouge, diciamo, non un'amicizia tra tifoseria comunque e calciatori, c'era un rapporto diretto, diciamo. Ma anche con la stampa era uguale, era un rapporto diverso. Oggi ci sono i social che purtroppo secondo me rovinano. No, io guarda. Giusto il necessario, ma per me la privacy è una cosa, il lavoro è un'altra. Era anche vero che all'epoca si riusciva a stringere anche un rapporto di amicizia tra giocatore e giornalista. Sì. Adesso è difficile, anche perché pure le società iniziano a, no, blindarli, non farli parlare con nessuno. E a volte si trova nella stampa anche un nemico, e credo che sia sbagliato. Ma secondo me la stampa è... La stampa locale deve essere con la squadra, con la società, bisogna essere tutt'uno. Cioè io... Che non vuol dire appiattirsi, no, perché poi insomma una critica costruttiva ogni tanto ci vuole. Assolutamente no, io mi ricordo adesso che faccio l'allenatore, nel primo periodo mio di Coper, prima di andare a Lubiana, giochiamo una partita a Sedie, stiamo parlando di un campionato di Serie A sloveno, il Coper vince giocando male. Entro in qua e mi trovo... un'aggressione verbale da parte di tutti i giornalisti: ma come, sì, avete fatto vincere? Io, tornando a casa a Coper, prendo i giornalisti di Coper e dico: ecco, avete visto cosa hanno fatto a Serie? Questo vuol dire giornalismo, cioè difendere la propria causa. Poi alla fine del campionato le cose non vanno bene, cioè,
ma bisogna, per raggiungere gli obiettivi importanti bisogna essere tutti insieme, stampa, società, giocatori, tifosi, un unico pensiero deve esserci se si vuole raggiungere gli obiettivi, altrimenti il primo pareggio, le prime avvisaglie negative possono creare e portare e diventare un problema. Tu hai la tua ultima esperienza, no, nell'Olimpia Lubiana, è stata eccezionale, direi, no? Vittoria del campionato, Coppa, sì. Supercoppa, poi non so, Coppa del Nonno c'era anche, hai vinto tutto, no, cioè, diciamo che quello che c'era da vincere hai vinto. Diciamo che con il Coper ho vinto la Coppa e la Supercoppa. Il Coper era una piccola realtà della Slovenia che con un lavoro di 3 anni abbiamo portato questo club a arrivare dietro il Maribor a pochi punti, battendo il Maribor in finale di Coppa. E anche la Supercoppa sempre col Maribor abbiamo vinto. È stato un lavoro profondo, è una società che con un grande presidente che mi aveva dato carta bianca, e diciamo che la cosa bella è alla fine del campionato, al di là delle vittorie, che non era mai successo che la vendita di tanti giocatori nelle varie Serie A internazionali, non so, da Lugano, adesso ad esempio Leo Stulaz è a Venezia, forse andrà al Genova, cioè tutti i ragazzi che non conoscevano la cultura del lavoro, perché oggi devi, io dico, se c'è una cultura del lavoro importante, un'educazione sportiva, a questi ragazzi bisogna insegnare l'educazione sportiva, l'alimentazione, quando uscire, come uscire, perché... Ma lo fanno i grandi campioni, abbiamo visto di recente due grandi prodezze, di Cristiano Ronaldo e di Ibrahimovic, e quelli sono campioni che si possono permettere anche magari di non allenarsi o di trascurare un po' l'alimentazione, però sono sulla cresta dell'onda, a quell'età è perché fanno una vita da atleti. E questo è il discorso. Più loro, cioè, degli altri. Cioè, io penso che se vuoi rimanere per tanti anni a certi livelli... Ma anche Totti. Certo, non puoi. Io ho smesso a 39 anni. Cioè, in un'epoca in cui però non era facile smettere. Era tutto un'epoca diversa, allenamenti diversi. E con questo fisico mi sa che puoi giocare ancora. C'è da dire tanto, secondo me, ancora. Ormai. Almeno a calcetto. La mia testa. A calcetto è sempre a calcetto. Però la mia testa adesso è proiettata. Sì. Cioè, faccio questo lavoro perché ho grande passione, cioè, io arrivo sempre in ufficio alle 8 di mattina fino alle 8 di sera, cioè, sono lì. Cioè, sul pezzo. Sì, ma perché devi essere così? Se parlano tutti, ho avuto la fortuna anche di lavorare nell'Udinese per anni, nella seconda squadra, ho cresciuto da Sanchez, da Samoa, Isla, tutti i ragazzi, Candreva, Antonio Candreva. È bello perché dietro c'è una famiglia... Pozzo, una famiglia importante, una famiglia visionaria, dove, possiamo dire visionaria. È una famiglia che ti lascia lo spazio, ma devi vincere, perché altrimenti anche a livello di primavera, se di seconda squadra, se non vinci, cioè non fai tanta strada con loro. Che differenza c'è tra giocare o allenare in due latitudini così diverse, come Lecce e Udine, no? Dove comunque è calcio di provincia, però magari si vive in maniera diversa. Ma guarda, io guarda caso sono state le mie uniche squadre di Serie A, cioè quando sono stato venduto dal Lecce sono andato a Udine, e io le prime partite ho detto, tra me e me, ho detto, ho smesso di giocare, sì. Perché a Lecce c'era la mia curva che dal primo 90esimo ti pompava come animali, sì. Animali in gamba. Arriva Udine, c'era la banda alle Udine, sì. E io ho detto, ma cosa stiamo facendo? Cosa stiamo facendo? La disana, no? Era un'educazione completamente diversa, un ambiente completamente diverso, però bello anche quello, certo. Perché c'era lì, erano gli anni di Zico. Poi nel frattempo è cresciuto il tifo a Udine. Adesso è diventato, sì. Lo stadio, hanno uno stadio di proprietà, cioè, molto bello. Sono cresciuti tantissimo, strutture, perché io sono andato anche all'estero prima di andare a Coppa, ero al CSKA di Sofia, che facevo il direttore tecnico, però mi mancava il campo, cioè io non mi sento un animale da campo, cioè,
ed ero andato a Coper per le strutture, sì, perché ci sono 5 campi di allenamento, tutti in erba, palestra. Questi sono dettagli che fanno la differenza al calcio d'oggi, eh? Per me sì, cioè le strutture ti permettono di sbagliare meno, no? Perché anche per gli infortuni, perché vedo che tanti si allenano sui campi sintetici. Io il campo sintetico mi lascia un po' perplesso, perché è tutto un modo diverso, un impatto diverso da correre. La palla rimbalza diversamente. E poi ti lascia qualche problemino alle ginocchia, immagino. Anche quello, a livello tendineo hai sempre delle problematiche. Questo sicuramente. Sogni mai, insomma, questa panchina del Lecce? Stavo per fare la stessa domanda. Vedi, abbiamo lo stesso pensiero. No, perché no? Poi volevo fare anche un'altra domanda di mercato, però prima questa. Vai. Ah, diciamo che Lecce fa parte di me. Tornare a Lecce come allenatore per me non è una cosa semplice e facile, perché mi giocherei tanto. Perché oggi la gente si ricorda dell'uomo e del giocatore Rodolfo Vanoli. Se dovessi sedermi su quella panchina, ci sarà la terza versione di Vanoli, che è quella dell'allenatore, e che non puoi sbagliare, perché sarebbe anche l'ultimo ricordo, diciamo. Quello più vivo, certo, e allora lì non puoi sbagliare. Vedi, purtroppo l'esperienza negativa di Roberti, ma anche quella di Checco Moriero, e quindi sì, la gente tende a dimenticare, ma lo stesso discorso l'ho avuto anche Ferrara alla Juve, eh? Ferrara non l'hanno risparmiato, nonostante. Ma comunque è giusto così, cioè tu fai questa professione, io ho deciso di fare questa professione e so quello che vado incontro. Di sicuro, se dovesse avere un'offerta dalla società del Lecce, valuterei tante cose, non un discorso economico, perché per me i soldi sono l'ultima cosa. Basta pensare, quando mi vendettero da Lecce all'Udinese, l'Udinese mi dava 3 volte tanto e io ho rifiutato, mi hanno chiuso in una camera per un giorno, con Cataldo fuori, il vecchio direttore Cataldo, vecchio lupo, con Mimmo, cioè con il nostro presidente Iurlano, che era vulcanico, diciamo. Sì, però io ero molto dispiaciuto, perché quell'anno che abbiamo fatto l'anno dei record con Mazzone, sì, che io feci un campionato incredibile, Mazzone davanti al sindaco della città, che ci premiò tutti, disse, non Mazzone scusate, Iurlano, disse a lui il contratto glielo faccio io. Perciò io partii in vacanza sereno, sapendo di tornare. Poi l'ultimo giorno di mercato mi sono trovato con la carta in testa dell'Udinese a Udine e lì io non accettai. È stato un mezzo tradimento. Sì. Diciamo questo scudo. Ma io scrissi una lettera alla curva, alla, sì, mia curva, per dire questa cosa. Cioè, Vanoli, Rodolfo non sarebbe mai andato via da Lecce. E questo fa onore, perché scoop, insomma, qua quando si parla dei soldi adesso, sì, i giocatori non guardano più. Lo scoop di mercato che volevo chiederti era questo. C'è stata mai l'opportunità di un Lecce bis? Sì. E mi fa piacere questa domanda, perché è una cosa che mi ha ferito molto, perché io stavo finendo la carriera, ero alla spalla, sì, quindi parliamo 94-95, il Lecce era in Serie C, io gioco l'ultima partita e l'allenatore era Ventura, e in tribuna a Pistoia, nell'ultima mia amichevole partita, scusate, il campionato, Pistoiese e spalla, c'era Ventura con Cataldo. Io penso di essere stato uno dei migliori in campo, anche lì con la spalla ho un bellissimo rapporto con la tifoseria, anche forse per il mio modo di esprimermi in campo, cioè ero uno che dava tutto, cioè fino al 95esimo, e fino alla partita io penso e dico, il Lecce è retrocesso in Serie C, io adesso chiamerò il direttore e voglio un appuntamento. Prendo l'aereo, vengo in sede del Lecce. Quanti anni avevi all'epoca? 30 anni, 30, 95, sì. Avevi ancora 30. 10 anni di carriera. Sì, ma potevo giocare tranquillamente in Serie C, potevo giocare tranquillamente ancora, anche in Serie B in quegli anni. E arrivai a Lecce, andai a parlare da Cataldo
e io gli dissi: direttore, lei lo sa che mi deve riportare qua per quello che mi ha fatto, sì, e quando mi ha venduto, che io non anche perché c'era di mezzo un miliardo, perciò loro devono portare a casa questi soldi, certo. E lui mi ha detto: sì, lo so, benissimo, a me dei soldi non mi interessa niente, l'importante è che ho la fascia di capitano, sì, perché penso di meritarmela. E lui mi ha detto: parlerò con l'allenatore, che era Ventura, e sicuramente si farà la, sì, cosa. I giornali già ne parlavano, perché i miei amici, insomma, ogni volta che mi vedevano in città pensavano, sì, sempre, sì, a un mio rientro a casa. Sperava una bell'aria. E poi Ventura, che sinceramente non mi piace, io sono molto schietto, cioè non mi piace. E è una persona che vive di protagonista, cioè lui vuole essere lui l'accentratore. E quindi tu potevi essere un problema per lui. Gli toglievo la visibilità a lui. Mm. E niente, l'allenatore, cioè il direttore mi chiamò e mi disse: quindi possiamo dire che quindi l'ultima Italia è stata la più bella che hai vissuto? No, anche perché c'era mio fratello Paolo che sì, lavorava nello staff suo di Ventura. Ah, non sapevo. Perciò il mio tifo, a parte io tifo Italia, cioè non è l'allenatore che mi fa cambiare. Di sicuro non è una persona che stimi, dai. Cioè, che mi piace, sì, cioè, sì, fine, cioè. E ha preso Dore Bacci, che giocava nella spalla, ma non era un titolare della spalla. E dico: cioè, come prendete Bacci e non prendete me? E allora ho detto: va bene, ho capito, è già finito, come funzionava il sistema, le cose. Ho detto: vado avanti. All'epoca non c'erano procuratori che potevano fare la differenza. Ma io sono sempre stato libero, cioè avevo una persona che mi faceva gli spostamenti, che era Bruno Carpeggiani, però io non avevo non firmavo con nessuno, sì, cioè anche lui vecchio lupo Bruno Carpeggiani, uno dei primi, sì, no? Con Antonio Calliendo, sì, è stato l'ultimo procuratore anche di Natale, no? Di Totò, quindi, di Natale, sì. È una persona per bene, era un commercialista, cioè, sì, perché io, sì, penso che oggi come oggi, al di là di tutti di Raiola che si vede quello che sta facendo e quello che fa, cioè gli altri sono, cioè, io prenderei un avvocato e un commercialista se fosse a certi livelli, cioè, anche perché poi se conti e vali per fatti tuoi non c'è alcun problema, diciamo così, nel venderti, nel pro, se uno è forte l'altra squadra la trova. Io e i miei ragazzi, quando ero a Udine la primavera, la cosa che dicevo a loro è: ricordatevi che il vostro procuratore è il campo, sono le vostre prestazioni, perché voi più giocate partite importanti e più avete visibilità internazionali. Io farei l'ultima domanda, Francesco, non so se sei d'accordo. Vai. Hai detto, cioè, apprezzi la città, quindi immagino anche oltre ai luoghi che offre il Salento, anche i sapori e gli odori. Che cosa ti piace mangiare qua? Io amo le cose semplici, però non sono un grande mangione, cioè io sono uno da pasta in bianco, cioè, bresaolata, vinello del Friuli, Negramaro tutta la vita, Negramaro sempre, però non sono un grande, cioè mi piace il pesce, però la cucina normale, cioè così, cioè, ho mantenuto sempre questo modo di mangiare perché mi piace fare sport, anche prima ero a correre. Sì, e poi insomma ti fa stare bene, no? L'alimentazione è importante, cioè, al di là che uno faccia sport al top level o faccia sport da palestra, cioè, io penso che il tenersi bene è un qualcosa in più per la persona in se stesso, cioè anche la gente che ti vede e ti trova bene, per me è una cosa positiva, certo, cioè, non è una cosa negativa.